Ok, la prima domanda è d'obbligo, com'è andata? Lo sapremo domani, com'è andata. Io ho dato tutto, però insomma, com'è andata lo dirà Ilia, lo sapremo domani. Spero bene, insomma. C'è stato qualcosa di questo corso che non ti aspettavi? Sì, devo essere sincero, cioè nel senso che noi abbiamo parlato anche tanto prima del corso, quindi tu sai che comunque mi ero fatto un'idea di KPMG. Sono già tanti anni comunque che studio CRAB, quindi sì, sapevo che avrei, diciamo così, imparato tanto, però forse, nonostante non pensavo, forse comunque ho avuto un approccio ancora un po' presuntuoso, nel senso che non mi aspettavo davvero di trovare un mondo oltre quello che insomma comunque già studiavo da 10 anni ad oggi. Quindi sì, sono sorpreso, e sono sorpreso chiaramente positivamente per il livello professionale qualitativo che ho trovato, sotto tutti gli aspetti, ecco. Qualcosa che vuoi aggiungere di tuo? Che non è è qualcosa rivolto, diciamo, a chi non conosce forse KPMG, a chi si trova già in questo mondo, come è capitato a me, ma che magari ha quella sensazione che c'è qualcosa che non torna, ecco. Se avete una sensazione del genere, vi consiglio di fare almeno una prova, ecco, con un istruttore KPMG. Vi garantisco che insomma noterete una bella differenza tra quello che probabilmente state praticando e quello che KPMG riesce a proporre, ecco. Questo è il mio consiglio, perché esattamente come per me è stato come voltare pagina in un libro, insomma è stato come trovare effettivamente il dorado, come dico sempre. Spero che diciamo così la mia esperienza possa essere utile anche a qualcun altro. Quindi il mio consiglio è: guardatevi intorno, fate diverse esperienze e cercate di conoscere insomma diversi istruttori. Sono sicuro che se ne conoscerete qualcuno KPMG noterete qualche piccola differenza.